Allora, mister Iori, missione compiuta, il Parma è tornato alla vittoria, prendo così nel migliore dei modi, perlomeno sotto il profilo del risultato, il proprio girone di ritorno. Sì, iniziamo l'anno meglio di come l'abbiamo finito, ok? Quindi siamo contenti perché sicuramente, come dicevamo ieri nelle chiacchiere che abbiamo fatto, la partita di oggi poteva essere la classica partita trabocchetto, visto che comunque il Carpi, ultimo in classifica, però sicuramente non ha mai avuto degli sbandamenti come magari possiamo aver avuto noi a Cesena, e quindi sicuramente una partita da prendere con le molli. I ragazzi sono stati molto bravi, sono stati attenti, e di conseguenza secondo me il risultato, ma soprattutto la prestazione, è stata confortevole. È chiaro che su questo non ci si può assolutamente adagiare, anzi deve essere secondo me stimolo per i ragazzi durante la settimana a continuare a fare quello che stiamo facendo, perché secondo noi è la strada giusta. Poi dopo è chiaro che insomma, i nostri capi ci diranno se lo è davvero o meno. Tra le cose confortanti il fatto appunto di aver mantenuto inviolata la porta, che è sempre un segnale molto importante e che ricorda vagamente anche quel periodo che ricordavamo ieri, no? Il periodo migliore della stagione, e poi due gol entrambi diciamo su calcio piazzato. Sì, due gol su calcio piazzato che fanno bene sperare, perché comunque ci si è lavorato, e di conseguenza questo vuol dire che l'attenzione che i ragazzi mettono durante la settimana può essere premiata. È chiaro che oltre ai gol su calcio piazzato, secondo me ci sono stati dei buoni sviluppi anche durante la partita, che magari non hanno portato alla finalizzazione della rete, però sicuramente, ripeto, chi è secondo me è stato a vedere la gara stamattina, insomma, lo sviluppo del gioco è stato positivo. È chiaro che magari l'interlocutore che abbiamo oggi ci ha consentito di farlo, e di conseguenza siamo stati un attimino avvantaggiati. Tra l'altro hanno stati anche penalizzati da un cartellino Sì. rosso, anche se poi dopo però hanno trovato un po' di verde, come Allora, spesso accade. esatto, come se vi ricordate in casa nostra quando è stato espulso Carniato, noi probabilmente quello ci ha acceso un attimino l'entusiasmo, comunque la voglia di reagire. Anche loro, un 11 contro 11, forse noi abbiamo fatto ancora meglio del 10 contro 11, perché comunque loro dopo, anche con i cambi, sono riusciti a riavvivare la cosa, e questa è una cosa che noi dobbiamo riuscire a limitare, perché insomma, quando hai vantaggio numerico e vantaggio di gol, bisogna essere più bravi e avere un po' più personalità nel gestire la situazione, con più tranquillità e più pazienza. I nuovi acquisti erano già stati testati, diciamo così, in amichevole la settimana scorsa, il giudizio invece dopo la partita vera. Sapete che a me fare dei giudizi sui singoli faccio sempre molta fatica, perché sembrerebbe magari di insomma, parlare di più di uno e dell'altro. Però questi sono nuovi. Sono venuti dentro a far parte del nostro gruppo, e di conseguenza speriamo che ci possano dare un aiuto e anche per loro stessi crescere e fare un campionato di primavera, che sicuramente è importante.